Premessa importantissima: se nei prossimi video vi vedete sempre con questa maglia, non è perché non mi lavo e non mi cambio, ma sto registrando più video insieme perché gli esami si avvicinano, io dovrei studiare e quindi peace and love. Io sono Eleni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi voglio fare un elenco di personaggi che mi stanno antipaticissimi, ma proprio tantissimo, di The Walking Dead. Prima però vi voglio un po' spiegare cos'è The Walking Dead e cosa significa per me. Prima di tutto vi dico che l'ho scoperta in realtà un po' tardi, perché The Walking Dead in realtà inizia nel 2010. E attualmente sono 9 stagioni. L'ho scoperta a dicembre 2015, quindi ho dovuto recuperare 5 stagioni intere e metà della sesta. E poi dalla seconda metà della sesta stagione fino ad adesso la sto recuperando, diciamo, la sto guardando passo passo mentre escono gli episodi in America. The Walking Dead racconta di questo signore Rick, questo sceriffo che durante un servizio rimane ferito e entra in coma e quando si risveglia il mondo non è più come prima. Infatti il mondo è stato infettato, diciamo, e le persone che vengono infettate diventano poi zombie, muoiono e diventano zombie. E lui ovviamente va alla ricerca della sua famiglia, del suo migliore amico Shane, e quindi una volta ritrovati insieme dovranno sopravvivere a questo mondo di zombie, questa apocalisse, che poi in realtà si rivelerà tutt'altra cosa in realtà. Quindi vedremo Rick e i suoi compagni alla ricerca di cibo, acqua, un riparo sicuro e delle armi per uccidere gli zombie. Però appunto, come dicevo prima, poi tutto cambierà, i nemici diventano tutt'altri. Però mi fermo qui con la trama perché sennò potrei fare spoiler e sarebbe meglio di no, giusto? Che essendo 9 stagioni di spoiler ce ne sono parecchi, soprattutto per chi non ancora ha iniziato questa serie. Preoccupate che citando questi personaggi non farò nessun tipo di spoiler, quindi voi che non ancora avete iniziato questa serie o comunque la state guardando e non siete in pari e non conoscete tutti i personaggi che citerò, non vi preoccupate. Allora, partiamo dal 5. Il quinto personaggio che odio di The Walking Dead è Jadis. Jadis l'odio con tutto il mio cuore. Non so come facciano le altre persone a farsi piacere Jadis, perché a parte è brutta come il luogo in cui lei vive, e per chi la conosce sa di cosa sto parlando. E la odio, cioè, in realtà tra quelli che odio è quella che odio meno, però comunque la detesto. Il quarto personaggio che odio è un uomo, è Simon. Simon ha tanti motivi per essere odiato. Però ovviamente era, diciamo, un servetto di Negan, che è un altro, vabbè. Quindi è per quello che lo odio. Lui ha deciso di seguire Negan, e fare tutte le cose che ha fatto con Negan. Quindi, Simon, ti meriti di essere in questa lista e al quarto posto. Il terzo personaggio che odio è Andrea. Allora, lei non ha fatto niente di male in realtà, però io non la sopporto, la odio. Io ogni volta che vedevo una scena di Andrea mi veniva lo scazzamento, l'odio più totale, odio profondo per Andrea. Scusatemi voi che l'amavate, che vi piaceva, poi in realtà non conosco molte persone a cui piaceva Andrea, quindi sono giustificata, diciamo che non sono l'unica che odia Andrea. Secondo posto, Gregory, quel cretino di Gregory. Ma come fa la gente a farsi piacere Gregory? Ma come cazzo fai? Ma io non lo so, cioè mi fa sclerare quell'uomo, a me mi fa sclerare quell'uomo, va bene? Poi, vabbè, anche in questo caso conosco ancora meno persone a cui piace Gregory. In realtà non ho incontrato ancora una. Devo dire che non ho ancora conosciuto una persona a cui piace Gregory, quindi questa volta sono ancora più giustificata.
Vabbè, se a voi piace Gregory, ma suppongo di no, fatemi sapere perché vi piace, ma non credo che vi piaccia. È il primo personaggio, l'odio profondo per lei, Lori Grimes, la moglie di Rick. No! Cioè, raga Lori, a me mi stava troppo sui coglioni Lori. Cioè, non lo so perché, ma c'è l'odio profondo per quella donna. Io sono contenta, da un lato, per chi sa, mi capisce. Meno male, ecco. E fin qua, cioè, ho già detto troppo così. E niente. Se voi fatemi sapere nei commenti quali dei personaggi odiate di The Walking Dead e perché, io ovviamente vi invito a non spoilerare sempre nei commenti, perché magari potrebbe esserci qualcuno che leggendo i commenti si spoileri qualcosa. Comunque fatemi sapere quali personaggi odiate nel profondo del vostro cuore. E fatemi sapere soprattutto se vi sta piacendo The Walking Dead. A me no, perché ovviamente ha fatto un declino dalla prima stagione alla nona. Però io la continuo a guardare un po' per inerzia, un po' per affetto, perché comunque sono ormai tanti anni che la guardo, tanti non, no, in realtà. Però comunque dal 2015 che la sto guardando, quindi un po' ci sono affezionata, un po' alla trama, un po' ai personaggi. Quindi vediamo un po' come si concluderà, se si concluderà, ova raga, ancora è detto niente, non è detto che si concluda con la nona, anzi in realtà non si conclude con la nona stagione, su questo sono sicura, perché è stata rinnovata per una decima e io spero da un lato che sia l'ultima, perché veramente non ne posso più, è diventato uno schifo, però dall'altro lato un po' mi dispiacerebbe in realtà finire questa serie. Ebbene, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!